centrodestra oggi prende meno voti di quelli che aveva nel 2012. Nel 2012 la destra, che era divisa, da una parte c'era sempre Musumeci, ma dall'altra c'era Michiché, che questa volta è stato il suo grande sponsor, allora prese il 44,5%, questa volta la destra si ferma al 40%, ha perso 5 punti percentuali, ma ha vinto perché ha saputo superare le rivalità, anche personali, anche profonde, che c'erano state in passato. Al contrario, il centrosinistra... In un modo pragmatico, perché non è che le ha superate realmente, però pragmaticamente si sono messi pragmaticamente, insieme. Pragmaticamente, sì, sono messi a tavolino e come dire, con una fredda lucidità, anche persone che non considerano ancora chiusa, per esempio la partita della Premiership, vedi Salvini con Berlusconi, no? Hanno comunque stretto un patto per la vittoria in Sicilia. Il centrosinistra, parliamoci chiaro, il centrosinistra in Sicilia avrebbe perso comunque, non solo perché usciva da 5 anni di disastrosa cura Crocetta, che è stato uno dei peggiori presidenti che la Sicilia abbia mai avuto, ma perché la Sicilia non è mai stata una terra di sinistra. Vinse incidentalmente 5 anni fa con il 30%, ripeto il 30%, solo perché la destra andò divisa. La Sicilia è la terra del 61-0, non lo dimentichiamo. E tutto sommato, insomma, il PD non è che uscisse da un risultato trionfale di 5 anni fa, aveva il 13,4%, i risultati di quest'ora delle 13,50 mi pare che lo danno intorno al 14%, quindi non parlerei neanche di uno schiaffo, guardando ai numeri, di uno schiaffo subito dal partito. Certamente il PD esce sconfitto perché è il partito al governo, perché ci si aspettava di più e perché aveva il dovere di portare a casa un risultato migliore. D'altra parte colpisce, guardando i dati, sempre a questo momento, dati provvisori, il divario forte che c'è tra il risultato di Fabrizio Micheri, che è il candidato al centrosinistra, e quello delle liste che lo sostengono. C'è un divario che è di circa il 7%, che è un divario enorme, considerato la scarsa propensione dei siciliani per il voto disgiunto. Quindi c'è stato, secondo me, qualcosa di più di qualcosa di casuale, o comunque c'è stato da una parte la scelta di un candidato oggettivamente scelto all'ultimo momento e forse non all'altezza di una sfida così impegnativa come il rettore Micheri, che è bravissima persona, eccellente studioso, ma persona assolutamente nuova sulla scena politica, e non è detto che sia sempre un'arma a favore il fatto di essere un uomo nuovo. E quindi io penso che qualcuno deve, io penso anche a qualche partito, qualche corrente, qualche gruppo, abbia portato a casa i voti per i propri candidati per l'assemblea regionale e poi appoggiato segretamente nell'urna un candidato avversario. Questo è fuori dai denti quello che penso.